La polemica sulla Sicilia, sulla magistratura in questi giorni è altissima, calor bianco, interviste da tutte le parti, si parla di una Sicilia colonizzata, Nicolosi è arrivato perfino a dire cosa vogliamo farne, venderla alla Libia, venderla al re del Marocco. Come si può, a che punto siamo nella lotta alla mafia e a che punto è la questione della magistratura, del CSM, tutte queste polemiche suscitate in questi giorni, il suo punto di vista e la sua puntualizzazione? Le polemiche come polemiche non interessano il singolo magistrato e evidentemente ci si augura che si possa ritornare, ecco, in un clima di lavoro che permette invece di far polemiche, di continuare a lavorare, ad operare senza eccessivi ottimismi, come ho sempre detto, ma senza cadere in considerazioni sconfortanti. Siamo a 5 anni, 5 anni fa veniva ucciso da un comando mafioso, anche se la cosa non è ancora definitivamente accertata perché il processo comincerà fra pochi giorni, un giudice che per 12 anni aveva seduto nel Tribunale di Trapani, Gian Giacomo Ciaccio Montalto. Giudice Borsellino, un breve punto, in questi 5 anni si è andati avanti qua nel territorio trapanese nella lotta alla mafia? Ieri, cioè sabato, in occasione dell'audizione presso il Comitato Antimafia del Consiglio Superiore, ho rilevato che la situazione delle forze della magistratura, delle forze di polizia, perché questa è la parte che mi interessa, perché la lotta alla mafia non dobbiamo farla noi, ma deve essere un impegno globale dello Stato. La magistratura ha specifiche competenze in proposito. Comunque, poiché io mi dovevo interessare, è mio compito istituzionale interessarmi della situazione della magistratura, delle forze di polizia della provincia di Trapani, ho rilevato che la situazione, almeno dal punto di vista della magistratura, è recentemente parecchio migliorata, ma occorre immediatamente adottare dei provvedimenti per cui non si verifichino nuovamente nel tempo queste situazioni, ecco, che il collega Falcone ha definito di corrente alternata. Ricade sotto la sua giurisdizione uno dei processi più importanti. Lei ricorderà il sequestro del cargo Fidelius, il più grosso sequestro di quantitativo di droga fatto nel Mediterraneo. Il Tribunale di Palermo per competenza ha trasferito tutto il materiale alla Procura della Repubblica di Marsala. Si tratta del più grosso sequestro di droga, questa è stata trovata, ma si suppone anche di armi provenienti dal Libano. L'atteggiamento, la sua valutazione di queste cose. Il Mediterraneo come mare infestato. Il processo è pervenuto recentemente alla mia procura, che si è limitata a trasmetterlo al tribunale, dove, perché il processo è venuto per il dibattimento, è stato già istruito. Ne abbiamo iniziato immediatamente lo studio. Il fatto che il Mediterraneo fosse il centro del traffico internazionale di droga non emerge soltanto da questo processo, emerge da tutte le indagini fatte soprattutto a Palermo, alla quale si rileva che la Sicilia, che sta nel centro del Mediterraneo, è il crocevia di questo traffico. Le operazioni degli amministratori, cioè della classe politica rispetto a questa cosa, è soddisfacente per un magistrato da sempre impegnato e in prima linea sulla questione della mafia e quindi della droga? La risposta dello Stato al problema, al gravissimo problema della criminalità mafiosa, deve essere, come ho detto più volte, una risposta globale e quindi deve impegnare soprattutto l'amministrazione. La magistratura si occupa di un momento particolare della cosiddetta lotta mafia, cioè del momento della repressione, ma la mafia va combattuta con ben altre armi.